cosa pensa di te in questo momento? Pensa a una persona. Voglio sapere cosa sta pensando su di te. Sta soffrendo perché sa che tu sei la sua persona, sei il suo tutto, ne è consapevole, ma non riesce a sbloccare i suoi sentimenti e le sue emozioni. Quindi si sta autobloccando in base alle sue convinzioni, cioè mentalmente lui o lei è convinta che non siete fatti l'uno per l'altra, cioè non siete fatti per stare insieme, ma in realtà è solo una convinzione mentale, perché a livello di passione, a livello di sentimenti c'è tutto. Però avete presente quando uno fa due conti, fa 2 più 2? Ok, a livello proprio terreno, ecco, è questo che pensa, dice a livello terreno dice non possiamo stare insieme perché magari facciamo due vite totalmente diverse, ma in realtà voi siete fatti l'uno per l'altra, siete anime gemelle. C'è passione, c'è sentimento, sei il suo mondo, sei il suo tutto, ma si sta bloccando perché pensa che in realtà tecnicamente non fate l'uno per l'altro, cioè non sta ascoltando le sue emozioni, i suoi sentimenti, la sua passione, ma sta ascoltando la sua testa e o l'ho o la sta bloccando. Ecco, ma in realtà questo suo bloccarsi lo sta facendo soffrire o la sta facendo soffrire tanto. Perché ha delle forti passioni e forti sentimenti nei tuoi confronti.